Niente ragazzi, 0-0, finito questo derby diciamo pareggio giusto, 0-0, la Lazio forse ci ha avuto l'occasione più clamorosa col palo di Luis Alberto, però secondo me alla fine se andiamo a vedere il gioco, le occasioni, è un pareggio che ci sta. Purtroppo vi devo dire la verità, non sono contento, non sono contento perché dopo che abbiamo perso due derby di fila l'altro anno, questo lo volevo vincere, rimango coerente con quello che avevo detto prima. Non sono contento perché un altro scontro diretto con la nostra competitor comunque non lo abbiamo vinto, abbiamo fatto un pareggio e due sconfitte. Non sono contento perché oggi, dopo l'esonero di Rudy Garcia, la sconfitta clamorosa del Napoli con l'Empoli, il pareggio col Milan con Lecce, sì, recuperi un punto per carità di Dio al Napoli, ti porti a 3 punti dal Napoli, però considerate che comunque il Napoli esonererà sicuramente l'allenatore, vedremo poi che faranno, e noi che abbiamo avuto veramente un calendario favorevole ancora non stiamo in zona Champions League. Questa è una vittoria che la Roma doveva fare anche per allontanare definitivamente la Lazio, invece la Lazio ci rimane a un punto. Una Roma che mi era piaciuta i primi 10-15 minuti del primo tempo e anche del secondo tempo. Dopo Roma stanca, secondo me cambi di Mourinho molto tardivi e non riesco a capire, secondo me hanno fatti molto tardi dei cambi, io li avrei fatti molto prima, soprattutto Spinazzola, Bove, li vedevo veramente cotti e poi anche davanti Dybala, Lukaku in ombra oggi, Dybala secondo me ancora pure più di Lukaku, forse andava anche sostituito prima. Ragazzi, è un pareggio che non mi fa star sereno per quanto riguarda il campionato, anche perché abbiamo due partite d'Europa League adesso, grazie al disastro di Praga che dobbiamo giocarci, e avremo un calendario, un campionato veramente tosto, dove si riparte con l'Udinese, che è quella più facile delle ultime 7 partite dei campionato che rimangono, perché poi dopo lo sappiamo, dopo c'è Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Fiorentina. Ragazzi, quando c'è da far salto in campionato non riusciamo a farlo, non riusciamo a farlo. È un pareggio che nei derby io me prendo sempre, se non è che erano due derby che li perdevo. E comunque, ragazzi, sono pure 3 derby che non famo un gol, ragazzi. Sono 3 derby che non facciamo gol. Sono 3 derby che non facciamo gol. Ma aspettavo qualche cosina di più. Forse la squadra, come dice Mourinho, era stanca. Però poi Mourinho mi devi spiegare pure perché mi dici che magari non si sono impegnati, non hanno giocato a Praga e mo sono stanchi per sta partita, no? Oppure prima della partita, dicendo noi abbiamo avuto meno riposo di loro, capito? Dice che abbiamo passeggiato a Praga. Non so, forse a Praga bisognava fare un po' più turnover. Oggi Lukaku pure mi è sembrato stanco. 97 minuti giocati giovedì, secondo me, senza senso. A livello di gioco lo conosciamo, a livello di intensità e aggressività, ripeto, mi sono piaciuti i primi 10-15 minuti, primo tempo, secondo tempo, poi troppo poco. Ci siamo proprio ammollati. A Lazio secondo me niente di che, ragazzi, secondo me è una squadra che niente proprio di che, la Lazio niente proprio di che, e questa è un mea culpa che deve fare la Roma, che non riesce a battere questa squadra negli ultimi 2 anni ancora una volta, per neanche a fargli un gol. Cioè non è possibile, no? Non è che c'è, cioè, un gol, ragazzi, a sta squadra qua con Patrick in difesa, credo Lazzari e sta gente qua, Romagnoli, Marusic, se possa fa, no? E avendo anche Dybala e Lukaku in attacco. Abbiamo mancato un salto di qualità, ragazzi. Oggi era importante vincere. Oggi era importante perché si andava proprio a ridosso della quarta posizione, andando a un punto dal Napoli, a tre dal terzo. Cioè era proprio una vittoria che bisognava
assolutamente fare. Sono deluso, vi dico la verità, non sono contento di sto pareggio, anche perché comunque avevo detto se magari Saruma faceva una grandissima partita, meritava e prendere il pareggio. Allora, ragazzi, di che stiamo a parlare? Però secondo me la Roma non ha meritato di vincere, un pareggio che c'è stato, un pareggio giusto. Mi aspettavo di più da parte della Roma, ripeto, proprio come voglia, come cattiveria, come coraggio per andare a vincere sto derby che serviva come il pane. Ragazzi, purtroppo adesso bisogna andare in pausa, recupera qualche giocatore, che è importante, recupera anche qualche giocatore. E alla ripresa veramente la Roma avrà un tour de force complicato dall'Europa League. Avrà un tour de force clamoroso. Speriamo bene, speriamo da regge botta e cominciare a fare le vittorie contro le nostre competitor, perché solo così si può sperare di andare in Champions League. Ma se la Roma, ragazzi, non va in Champions League quest'anno è veramente grave, secondo me, perché con un Napoli così, un Napoli peggiorato dal suo presidente, che prende Garcia al posto di Spalletti e vende Kim, un Napoli che io lo dico sempre, secondo me il Napoli non è più forte da Roma, lo ribadisco, il Milan anche qualche cosa un po' di più, cioè qualche eccellenza, ma sulla profondità di rosa per me manco sono più forti da Roma. A sto punto io mi aspetto che la Roma veramente, veramente vada in Champions League quest'anno. Non puoi un'altra volta lasciare questa opportunità qua. Anche l'Atalanta non mi sembra l'Atalanta di 3-4 anni fa. È un'Atalanta giocabile, un'Atalanta buona. Così a Fiorentina c'è i problemi che c'ha la Fiorentina e ci sta avanti dei 2 punti. Bisogna far meglio, bisogna ritornare con cattiveria e carattere, perché ragazzi, bisogna andare, io insisto, bisogna andare in Champions League. A me non mi interessa vincere la Coppa, a me mi interessa che a Roma vada in Champions League tramite campionato. Poi quest'anno se cambierà progetto, se faranno altre cose, però a Roma deve avere l'opportunità di avere anche questa entrata della Champions League, che sono entrata dei diritti televisivi, Champions e botteghino e sponsor e tutto quanto. È importante che poi cresce e cerca di fare una continua uno sviluppo del club, anche perché a Roma prossimo anno deve fa parecchi acquisti e tanti, perché tanti sono a scadenza, tanti sono prestito, perciò bisognerà rivoluzionare un po' la squadra e c'è bisogno di entrare sta cazzo di Champions League. E niente ragazzi, però 0-0 e vabbè, non sono contento ragazzi. Forza Roma comunque.